Eccoci qui, buonasera a tutti. Vi presento Francesco Borgonovo, firma Buonasera. autorevole della Verità. Borgo, ti devi avvicinare. E vi presento il suo libro, Inquisizione cronache dal delirio sanitario. Beh, allora, intanto, Borgo, io ti chiamo amichevolmente così perché ci conosciamo da tanto tempo. Effettivamente è stato un periodo lungo che forse qualcuno sta tentando in qualche modo di cancellare o di cancellarne le tracce dicendo: beh, ma tanto adesso vi riportiamo alla normalità. Secondo te è possibile ritornare alla normalità dopo quello che abbiamo vissuto? No, non è possibile così. Già non era possibile l'anno scorso, dopo l'anno passato, insomma, un anno e mezzo fa, dopo il lockdown, no? Fare finta che non fosse successo niente e ritorniamo alla vita. Ma adesso, come si fa a ricomporre la frattura, la ferita, no? Che c'è stata fra quelle centinaia di migliaia, oltre 1 milione di persone lasciate fuori, quelli espulsi dalla società, no? Come ha detto Mario Draghi. E vorrei vedere come si fa con queste persone che fino a ancora adesso, perché questa è la realtà, noi ci siamo dimenticati, no? Con la storia della guerra in Ucraina, che sono escluse dalla vita, hanno perso lo stipendio, il lavoro, non potevano salire sul bus. E non solo tra la frattura fra italiani e italiani, ma anche quella di tanti italiani con le istituzioni che hanno permesso Senti questo. una cosa, adesso loro dicono torniamo alla normalità, vi stiamo facendo una serie di concessioni. Intanto il Green Pass non è vero che lo stanno togliendo, ma dopo entreremo un po' nel mezzo. Mi sorprende ciò che riguarda il personale della scuola e della sanità. Allora, per il personale medico-sanitario, praticamente ora fanno arrivare i colleghi profughi dell'Ucraina che si sono laureati e hanno esercitato in Ucraina e li fanno arrivare qui a essere pronti per la sostituzione dei medici Novax. Cioè è incredibile come sono riusciti a trasgredire ad un diritto, quello al lavoro, in nome dell'accoglienza. Cioè assurdo. Noi siamo quelli che vogliono andare, io sinceramente no, sono quelli che vogliono andare a fare la guerra, a armare gli ucraini, a farla fare agli altri in nome della libertà e della democrazia, quando qua non sono stati capaci di garantire la libertà e la democrazia a milioni di persone. Certo. E ovviamente adesso arriva gente da fuori, con cui a parte che non è esattamente vero che si stiano vaccinando, perché l'Ucraina, ricordiamoci, Esatto, se una c'è un popolazione. paese Novax è È proprio l'Ucraina. quello. Infatti c'è una cosa incredibile, che adesso tu vedi gente, è successo questo strano miracolo, no? Che adesso difendono i Novax, ma quelli Ucraini, ucraini, i no? Cioè è propri. incredibile perché un paese con il 70% di non vaccinati vengono qui e a parte le varie, insomma, deroghe. Questa cosa dei medici è incredibile, ma già è incredibile che uno guarito non potesse Esatto. tornare a lavorare, una cosa da pazzi, in un momento in cui poi ci vengono a dire che gli ospedali sono in difficoltà, che manca il personale, tu ti perdi la gente. Oppure pensa a una figura come lo psicologo, nel momento in cui stanno arrivando questi profughi, e alcuni sono anche bambini, e lo psicologo ti servirebbe, però dici no, tu non puoi esercitare, non puoi essere d'aiuto perché non sei vaccinato. Sì, ma qui servirebbero fior di psicologi, ma da mandare, insomma, dove state voi a Roma, nei dintorni, ma proprio truppe, torpedoni di psicologi che vadano, aiutino e facciano Ma qualcosa, bravi, ma molto eh? bravi. Se c'è qualcuno in Ucraina, facciamo un appello agli psicologi ucraini, se c'è qualcuno che vuole venire a dare una mano, adesso parte gli scherzi, con il massimo rispetto di una popolazione che soffre, però il punto è sempre lì, che andiamo, noi abbiamo fatto finta a un certo punto che queste persone che noi abbiamo espulso dalla società, In sono nome riuscite dell'etichetta Novax. e adesso è uguale a putiniano, no? Sì. Tutto il male assoluto è quello, sei come Hitler, sei come Stalin, allora queste persone qui non esistono più. Sì. E Fatto il decreto, basta, non ce ne importa più poi ci niente. arriviamo un attimo anche al discorso, tocchiamo anche un pochino il discorso dell'Ucraina, della Russia e quant'altro, però voglio restare ancora un attimo sul superamento del Green Pass. Intanto ritorno a sponsorizzare Inquisizione, cronache dal delirio sanitario. Lo si trova anche in libreria, sono in edicola, devono venire da voi alla verità? No, no, lo si trova in libreria, no, in edicola no, si trova in libreria oppure su internet, insomma,
Ok, allora e parlo adesso degli insegnanti. Allora, l'insegnante può ritornare a scuola, ma a disposizione del direttore, del dirigente, il quale dirigente di fatto lo parcheggerà nella Cayenne. Cioè, siccome sei stato un Novax, io non ti posso, io devo in qualche modo farti rientrare come dico io, cioè ti isolo. Anche questo, noi con tutti i problemi che ci sono stati, le proteste ogni volta, no? Quando si trattava di dire stabiliamo un metodo di valutazione, anche di premiazione degli insegnanti qualitativamente migliori degli altri, sono passate queste cose. Io mi domando, ma Indegne. il I sindacato dov'è? sindacati dove sono? Cioè, quando tu abbiamo visto nella scuola scioperi per qualunque cosa, no? Veramente per Sì. qualunque cosa, anche cose insomma molto, molto contestabili. E qui abbiamo espulso di nuovo una parte dei lavoratori, tra l'altro in un momento in cui i ragazzini vengono dalla didattica a distanza, da Certo. una serie di cose molto probanti a livello psichico, e adesso ci ritroviamo con gente che la mettono a fare. Sì. È tutto in Niente, segreteria. magari la verranno, non so, No, andranno a controllare i green pass dei colleghi a questo punto, perché c'è l'unica. Esatto. È una cosa veramente da pazzi, però adesso noi ne ridiamo, perché dopo 2 anni non possiamo che riderne perché ci siamo E del abituati. resto è un delirio È un delirio, sanitario. ma guardate che è veramente preoccupante, pericoloso che noi abbiamo accettato tutto questo senza il minimo, senza No, scandalizzarci. questa è la cosa grave. No, cioè Sì. noi ormai ci è passato un po', è vero, abbiamo sentito dire tante volte, no, la rana bollita, queste Sì. robe, però un pezzettino alla volta. Il cetriolo Si è materializzato. E qualcuno domandava, e la magistratura dov'era? Allora, qualche sentenza sta cominciando, è importantissima la decisione del TAR siciliano, perché demanda alla Corte Costituzionale che a questo punto deve prendere una decisione. Caro Amato, ci dovrai dire se sei un politico, come lo sei stato in passato, o se sei il garante della Costituzione. La magistratura è vero, ci sono state diverse sentenze e ce ne sono anche in questi giorni. Per esempio, mi ha scritto qualche giorno fa una psicologa proprio che ha fatto ricorso e ha ottenuto ragione. Insomma, quindi cominciano a esserci delle cose per cui è importante che tutti quelli che ritengono di aver diritto, che hanno voglia di fare ricorso, lo facciano, perché non è che non si ottiene mai niente. Anzi, Assolutamente. questa cosa è stata molto silenziata, poi come sempre, questo beh, 1 anno, 2 anni, 2 o 3 anni dopo poi ti danno ragione, no? Però c'è anche un punto, cioè noi non ci possiamo aspettare che la magistratura faccia più di quello che deve fare, perché poi qua in Italia quando c'è un vuoto della politica allora si scarica sulla magistratura, un po' come dice, ma questi hanno fatto dei disastri sul piano pandemico, sulle zone rosse, su tutta questa roba qua, e adesso chi dobbiamo aspettare? Una commissione interna al Parlamento? Ma no, figurati se puoi indagare, dobbiamo aspettare la procura di Bergamo, Certo. come se la procura di Bergamo non avesse mandato di individuare le responsabilità personali Tra delle persone. l'altro eravamo insieme anche alla serata Delle organizzata dai vittime. parenti delle vittime e lamentiamo ancora una volta la inconsistenza e la bugia, l'ipocrisia del palazzo che finge di avere una commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid, ma di fatto la ferma ai soli fatti cinesi. A quelli italiani no, quindi le responsabilità di Speranza, Arcuri, compagnia cantante, zero. E questo è Sì, ma veramente infatti sarà una commissione parlamentare del niente. sul nulla che non andrà a vedere quello che è successo del piano pandemico. Tra l'altro è curioso, permettimi, no? Perché poi dopo le cose vengono fuori. L'altro giorno parlando, perché in cosa si interessano adesso di quello che è successo all'inizio della pandemia? Per dire che sono venuti medici russi a Bergamo e visto che sono russi sono cattivi e venivano a spiarci, cosa che poi. Aperto e chiuso parentesi, se non ci fosse stata questa cosa, noi, sia della missione dei russi in Italia e di quanto è costata, non avremmo saputo nulla. Adesso Assolutamente. gli conviene dirci quanto è costata, cioè assurdo. Assolutamente. E grazie a questa cosa abbiamo visto una intervista di Giuseppe Conte in cui diceva una roba incredibile. Cioè, dice, ma no, quando sono venuti i russi noi semplicemente abbiamo accettato il loro aiuto perché non avevamo niente. Come non avevamo Come? niente? Cioè, i russi sono arrivati al 23 marzo, il 23 marzo, cioè Certo. quando l'emergenza c'era da gennaio. Certo. Allora, in quei 3 mesi lì come non avevi niente russi? Però
Speranza le ha mandate pure in Cina le mascherine. E Arcuri, infatti, adesso è sotto inchiesta. Esatto, sono arrivate delle altre farlocche. E non avevi i respiratori, ma perché non li hai presi? Certo. Non avevi fatto, cioè, perché non hai fatto queste robe qui? Adesso scopriamo che non c'era niente. Certo. Grazie alle polemiche sui russi. Allora, ultima questione, la facciamo sui fatti drammatici della guerra, senza entrare troppo nelle dinamiche. Due brevi questioni. Primo, Putin ha detto adesso o mi pagate in rubli oppure il gas ve lo scordate. In secondo, queste affermazioni duri, queste frasi, questa fraseologia, questo lessico durissimo di Biden che dice Putin è un macellaio, cari signori dovreste buttarlo fuori dalla vostra Russia. Sì, abbiamo fatto settimane a dire che Putin era pazzo, che aveva il cancro, che era rifatto, che era andato giù di testa. Vabbè, se Putin è pazzo, scemo, imbecille, forse noi lo siamo ancora di più, perché questa roba ce l'ha messa in quel posto proprio tranquillamente, ha fatto capire che forse le cose non stanno esattamente come ci vengono raccontate in questi giorni. E quanto a Biden, anche lì c'è il dibattito sul fatto che insomma stiano giocando poliziotto buono, poliziotto cattivo, però c'è un dato che ogni volta che c'è un tentativo di distensione, abbiamo avuto un segnale importante dalla Russia che diceva adesso noi hanno dato persino una data, no? A maggio finisce, no? Invece prendiamo il Donbass e siamo a posto. Zelensky lo ha detto che era disposto a cedere i territori russofoni, e quando ogni volta che c'è un avvicinamento arriva Biden negli Stati Uniti a dire una roba. Forse a proposito di psicologi qualche cosa bisognerebbe anche chiedere a lui, no? Ti fidi di Draghi come mediatore, visto che adesso si sta proponendo anche su quello? Ma mediatore di che? Cioè, cosa media, no? Di cosa mediamo? Che è andato anche lui, cioè viene Zelensky al Parlamento a dire le sue cose, non chiede le armi, e quello dovrebbe fare il mediatore, dice no, ma te le diamo, non le voglio, però te le diamo lo stesso in modo che la guerra continui di più. Ma più realista del re. Sì, esatto. Va bene, intanto ve lo ricordo, Inquisizione, cronache dal delirio sanitario, Francesco Borgonovo, domani su cosa possiamo leggere il tuo pezzo? Ma domani ho raccontato una storia che mi riguarda, sulla, perché dovevo andare in una scuola a parlare di Giuseppe Mazzini, a proposito, e i professori di questa scuola in Lombardia... Borgonovo no. No, a parte Borgonovo no, ma quello posso anche capire, insomma, però... no, Mazzini no. È Mazzini il problema, o è Borgo? Il problema è soprattutto Mazzini, perché è datato, poi parlare di patriottismo non va bene, a meno che non sia quello ucraino, in quel caso va benissimo. Va bene, Francesco, ti ringrazio, vi ricordo ancora Inquisizione, cronache dal delirio sanitario, libro che noi presenteremo adesso in sede, e niente, ovviamente domani leggete Francesco sulla Verità, che è uno dei rarissimi esempi di giornalismo che riesce a rovesciare il punto di vista e darci la possibilità di non appiattirci a quello che ascoltiamo in televisione e leggiamo sugli altri giornali. Grazie mille a tutti, grazie Borgo. Ciao.